Cosa ha spinto? In pochissime parole, senso del dovere. Le motivazioni sono le stesse che ci spinsero a suo tempo a fare il basket. E mi trovo a ripetere quello che dissi anche all'epoca. Può sembrare una frase fatta, ma le assicuro che è la verità. Se si ha l'opportunità o anche semplicemente la fortuna di produrre un minimo di benessere, di lavoro, di occupazione, di ricchezza in generale su un territorio, allora la ferma convinzione di tutti quanti noi che lavoriamo in Sidigas è che almeno una parte di questa ricchezza debba ricadere sul territorio dove è stata generata. Questo è il senso del dovere, questo è quello che ci ha spinto a farlo. Tutto qua. Sì, voglio essere onesto. E dire come stanno le cose direttamente. Spero di non deludere, però prima ancora dell'obiettivo materiale del ripescaggio, del passaggio e così via. L'obiettivo vero che ci siamo dati tutti quanti noi è semplicemente quello di sforzarci di fare le cose, non dico per bene, ma in maniera regolare. È un po' l'obiettivo che ci demmo anche quando intraprendemmo l'avventura del basket. L'obiettivo è quello di tentare di fare le cose in maniera regolare, dimostrando che anche dalle parti nostre, anche ad Avellino, anche al sud in generale, si possono fare volendo le cose in maniera regolare, né più e né meno come si fanno in altre realtà. A essere onesti, questo è il primo obiettivo. Poi daremo il massimo impegno, tutti quanti, per vedere di cogliere i risultati che potremo cogliere. Ma il primo obiettivo è quello di sforzarci di fare le cose in maniera regolare. Devo dire per bene, se me lo lasciate passare il termine. Non vorrei entrare nel merito di budget e così via, sembra che se no entriamo in meriti ragionieristici e così via. Però anche il budget è asservito semplicemente a questo obiettivo. In realtà noi siamo coinvolti in maniera indiretta, ora ci vorrebbe la persona che segue più da presso questa questione. Noi siamo coinvolti in maniera indiretta, perché è un problema che riguarda l'amministrazione comunale e la società che lo ha in uso. È ovvio che abbiamo tutto l'interesse a che questa questione si possa risolvere, abbiamo tutto l'interesse a che si possa giocare al Partenio, è interesse comune, ovviamente. Da parte nostra, da un lato l'intenzione di riuscire a giocare al Partenio, offrire quindi la massima collaborazione e disponibilità ove mai fosse necessaria, fosse richiesta anche semplicemente. Dall'altra parte c'è anche l'intenzione di non ledere o anche semplicemente comprimere i diritti di chi lo ha attualmente in utilizzo in modo da non arrecare alcun disturbo. Sì, come dicevo, la cosa è seguita anche se non siamo direttamente coinvolti. Allora, intanto fatemi passare la battuta, queste non sono colpi alla terra, sono alberanate, casomai, ma non, quindi non è vero che l'obiettivo, come dicevo, è semplicemente quello di sforzarci di fare le cose in maniera regolare e magari anche per bene. Poi i nomi e così via, vedremo. L'obiettivo è quello là. I nomi sono asserviti a questo obiettivo. Posso farle un discorso più generale. Allora, abbiamo tutto, sappiamo che il logo, sappiamo bene che il logo è un argomento molto sentito ed è soprattutto qualcosa che unisce. E ovviamente il nostro obiettivo è quello di unire il più possibile gli appassionati, i tifosi allo sport. Ne sappiamo l'importanza, ne siamo consapevoli e quindi sicuramente lavoreremo e stiamo lavorando affinché questo possa essere possibile. Abbiamo raccolto peraltro anche grande disponibilità da chi lo detiene e speriamo che la cosa possa concretizzarsi. Non voglio dare dei tempi perché non dipende ovviamente solamente da noi. L'altro giorno al palazzetto disse entrare nel mondo del calcio significa quasi firmare una cambiale. Questa cambiale allargata, c'è anche quella manifestazione di interesse presentata al comune in cui la Sidigas ha detto in 3 anni vogliamo riportare il calcio a Avellino in Serie B. E questo è l'obiettivo a lunga scadenza. È questa la cambiale? Che cosa le devo rispondere? In realtà
In realtà il mio lavoro è molto più banale e meno importante di quel che si può immaginare. Il lavoro vero per quanto riguarda questi aspetti sportivi non lo faccio io, ma lo fanno loro. E quello è il vero lavoro, la cosa che pesa e così via. La parte mia, ripeto, è molto più semplice ed essendo molto più semplice, diciamo, dovrebbe richiedere molto meno tempo. Devo rispondere pure in questo caso con una battuta: le garanzie siamo chiamati a darle tutti i giorni qui come cosa, quindi non vorrei dover dare ulteriori garanzie. Però per quanto riguarda la sostanza della domanda, posso assicurarle che ci accostiamo con il dovuto rispetto a entrambe le realtà, quella del basket e quella del calcio, con il dovuto rispetto nella consapevolezza. Noi ci sforziamo di trattarla in questa maniera, detto in soldoni. Sappiamo che non sono una proprietà privata, ma sono un qualche cosa che è di tutti, della città, della provincia, sono dei beni che sono della città e della provincia. Ci accostiamo quindi con questo rispetto, vediamo di trattarle di conseguenza e ci sforziamo di far sì che non manchino le risorse necessarie a entrambe le realtà, separatamente anche considerate, per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari. Allora, senz'altro sì, poi più avanti questo sarà oggetto di comunicazione da parte delle persone che più da presso stanno seguendo questo aspetto. L'intenzione comunque è assolutamente questa. Vorremmo, per dirla in maniera semplice e sintetica e breve, vorremmo sfruttare al massimo le sinergie, le collaborazioni possibili e anche le economie di scala che sono possibili tra le due realtà. E questo con un unico obiettivo, quello di rendere fruibile lo spettacolo, lo sport, lo spettacolo di entrambe le realtà a una platea più vasta, renderlo intanto fruibile a una platea più vasta di pubblico e di renderlo anche più facilmente fruibile. Questo è il vero obiettivo. Sì, l'ho fatto al direttore sportivo, forse è il primo argomento che abbiamo toccato. Non c'è stata l'occasione di farlo con il mister, perché abbiamo avuto tempi ristretti, ma ha già dimostrato di averlo ampiamente compreso. Non ce ne sarà bisogno, in altre parole.